Allora, Eklos, ritorna da dove sei venuto. No, non ci tornerò mai. Allora, prendi questo magma blast. No, mi hai quasi sconfitto. Adesso prendi questo. Ciao Johnny, cosa stai facendo? Ciao Giada, ciao. Sto giocando con Lord Kerion ed Eklos. Sto creando una storia gormitica, solo che sta vincendo lui. A proposito di storie gormitiche, sì, Johnny, dimmi. Ma perché non ne mettiamo in scena una? Sì, Giada, lo sai che le storie gormitiche mi piacciono tantissimo. Anche a me, dai, andiamo. Aspetta un secondo che finisco qua. No, prendi Eklos, prendi questo. Johnny, è arrivato il momento della storia gormitica. Sì. C'è scritto una bellissima storia, Mattia da Imperia, di 5 anni. Eh sì, lui ha scritto questa storia e noi la mettiamo in scena come l'hai scritta. Allora, forza, forza che non vedo l'ora, lo sai che la storia mi piace. Inizia così, la Iscador, Kerion si allena, eh? Ok, perché giustamente... no, perché scrive i colpi. Vuoi che uso io questa? Sì, così sì, vai. È più facile. Oh, ah, è aperta tutta, vai. Sono più forte di te, Iscador. Ah, magma blast. Vai, vai, lascia. Oh no! Ciao Kerion! Oh no! Dove ti nascondi? Ho perso la mia arma! Oh. Così potrò sconfiggerti! Vieni qui! No, lasciami stare! Aspetta! Adesso aspetta che te la rilancio! Io invece mi nascondo! Mi hai preso! Ti ho colpito! Ti ho indebolito sempre di più! No. Kerion, arrivo in soccorso! No, così non vale! Prendi questo! È così forte! Pure la Isca, hai visto quanto è forte Lord Sol? Prendi di nuovo questo! No, non vale! Adesso ti lancio il mio scudo! Ok! Abbiamo messo in fuga! Come stai, Kerion? Tornerò! Avete vinto, ma tornerò! Vai via! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Sì! Certo che siamo fortissimi già da noi. Ma che... No, che voi? Noi. Tutti siamo fortissimi. Ma tutti chi? Tutti i gormiti sono forti. Infatti sono fortissimi. Tutti i gormiti e Johnny, perché tu hai perso. Guarda chi avevi. Oh, ma sei sempre il solito antipatico. Sai cosa ti dico? Cosa mi dici? Che ti sfido. Ma cosa? Ai collezionabili. Ma no, Giada. Sì. Ma Giada. Sì, perché tu dici così e adesso ti dimostro che sono forte. Ma Giada, ma perdi, dai. Non farlo. Giada, i nuovi collezionabili lo sai che mi piacciono tantissimo. Anche a me piacciono tantissimo, infatti vincerò. E infatti hai capito il motto di quest'anno, è nuovo anno, nuova vincita per Johnny. No, nuova vincita per Giada. Cosa ridi? Dai, invece di perdere tempo. Sei proprio simpatica, lo sai. Grazie, sì, lo so. Allora, vediamo. Vediamo un po', che bello. Vai Giada. Okay. Vediamo, mi sento fortunata. Ma... Non ci credo proprio. Guarda, neanche i bambini ci credono. Allora, io ho trovato, cari bambini, ho trovato Karak. Aspetta, io ho trovato... Ok, io ho trovato Piron. Allora, Piron è forte, lo sai che è il mio preferito, quindi mi dispiace anche combattere contro di lui. Allora, sulla card ho il numero 8! E già è un numero alto, Giada, sentiamo un po' il tuo! Io ho trovato il numero 7! Guarda che è leggermente più basso del tuo. È vero. E sotto il piede, Giada, sono sincero, ho il numero 3, quindi 11. Sì, perché vi ricordo che bisogna fare la somma, è card con il collezionabile. Forza Giada! Allora, guarda, mi metto qua, bello comodo, con tutti i bambini. Sentiamo un po'. Che numero hai sotto il piede? Il numero 3. Quindi hai vinto tu? Quindi già, allora... È giusto! Nuovo anno, nuova vincita io per Io speravo Gianni. Nel nuovo anno! Ho vinto, sono fortissimo! Ok, hai vinto, però adesso c'è una cosa molto più importante, Johnny. Cosa c'è di più importante della mia vittoria contro di te? C'è un nostro amico che vuole salutarci, chiacchierare con noi! È vero, andiamo! Andiamo! Comunque ho vinto. Ciao Simone, ti mandiamo un gorma abbraccione. Come stai? Sono a casa mia. Sei a casa tua? Sei a casa, ma sei andato a scuola oggi? Sì, lunedì. Anche lunedì? Benissimo.
È andata bene? Bravo, perfetto. Bravo. Perfetto. Ma io sbaglio o vedo una torre degli elementi con un titano dietro di te? Wow. Sì. Sbaglio? Abbiamo visto. C'è anche la Iscador. Hai tutto? Ma sei un super fan dei Gormiti? Sì, sì. Sì, ma li segui da tanto tempo? A proposito, è uscita la nuova serie. È uscita la nuova serie? Ah, sì! Quella della Boxer. Sì, sì, l'hai già vista in edicola? Io no. No, beh, presto secondo me la trovi. Eh sì. Oggi noi ci abbiamo già giocato, tra l'altro, sono molto, vedrai, molto belli. Vedrai che bella che è, sono delle novità. Ma da quant'è che segui il nostro Gormiti Show? Io seguo ogni cosa. Da quanto tempo? Ma da tantissimo. Tanti, dall'inizio? Sì, sì. Davvero? Che bello, è un fan storico. Allora, vediamo, tu ti ricordi per caso da cosa mi sono travestito io? In una puntata, si è travestito tante volte lui, Ti ricordi? Da coccinella. L'uomo di latta. Bravo, è vero. L'uomo di latta. Quella era bellissima, però il mio preferito era da coccinella, era veramente un pochino imbarazzante. Ah, si può che un giorno mi sono travestito da coccinella? Eh sì, per la fortuna, ti ricordi? Eh sì che mi ricordo. Che ma tu quanti anni hai? Io ho 12. 12. Ah, e quando fai gli anni? 4 dicembre. A dicembre? Ma sai che facciamo gli anni anche noi a dicembre? Anche noi facciamo il compleanno a dicembre. Io li faccio il 7, poco dopo di te. E io il 23, un po' dopo di voi. Ma hai festeggiato quest'anno 12. Con una bella torta? Come hai festeggiato? Questa è fortemente. La bellissima torta. Di cosa? Ma una torta gormitica, mi sa. Immagino. Vediamo cosa ci dice. Sì, dei gormiti? Ma hai scelto visto tutti pure Ultra Saburo. Ah! Wow! Ma sulla torta l'hai messo? Ho messo dentro i piedi di una torta. Ah, wow. Ma sei contento di essere qui al Gormiti Show virtualmente? Sì. Oh, che bello, a noi così ci siamo conosciuti. Esatto, lo sai che a noi fa davvero tanto piacere, davvero tanto. Sì, infatti è una delle novità più belle di quest'anno, infatti così finalmente possiamo chiacchierare con voi. Siamo molto contenti, ma quanti gormiti hai? Dici un po'. Tantissimi. Ma tanti quanti? Tanti o tanti? Cioè tanti come ne abbiamo noi qui o ancora di più? Ma va, Giada, guarda, noi ne avrà molti di più di noi. Quelli abbiamo i Ultra. Ah, c'hai proprio... Wow! Caspita, è una super collezione! Lo sai che nei più di noi potresti venire a condurre il Gormiti Show al posto di me e Giada? Per me è un esperto, comunque, avendone così tanti. Allora, domanda tra bocca. Ah, guarda! Il bracciale, Alfa Carrion, Ma è il tuo gormita preferito? Ne avrai uno preferito tra tutti questi? Lord Sol, mi piace. Lord Sol, vabbè, della nuova stagione, ci sta. Allora, vediamo se sei un fan super gormitico. Qual è il mio gormita preferito e qual è il gormita preferito di Giada? Sì, vediamo se lo sai, se te lo ricordi. Io lo so che lo sai. Ti interroghiamo. Lo so che lo sai. Il mio è Lord Carrion. Giusto. Bravo, e invece e io? Giada? Lord? È della roccia. Lord Titano. Bravo! Visto che lo sapeva. Allora sei un super fan davvero. È vero che ci segui dall'inizio. Bravo, Simo. Domani usciranno i nuovi personaggi. Domani? Sei contento? Sì, sì. Vulcan e Alpha Uric del popolo del magma. Wow, allora fai così. Alpha Tara, che è Alpha Hero del popolo del cristallo. Alpha Diakos e Alpha Icalos del popolo dell'oceano. Alpha Orion e Alpha Hurricane del popolo del cosmo. Si chiamano Iridium e Antium. Anche Palladium. Ah, giusto. Eppure Rhodium. Anche Rhodium. Mancano Iridium e Antium. Li sa tutti lui.
Ha studiato, bravo, devo dire Simone. Che sei un super fan davvero. Sei un super fan gormitico. E con questa noi ti salutiamo, ti ringraziamo ti di essere stato con noi. Un super bacione. Grazie Simone. E aspettiamo davvero le altre tue foto. Grazie. Mandaci un abbraccione, apri le braccia così come noi. Un gormo abbraccio. Un gormo abbraccio a tutti. Sei tenerissimo, grazie davvero Simone, grazie, grazie, grazie. Vuoi anche salutare tutti i bambini che ti stanno ciao. Guardando? E salutare anche tutti i bambini che ti ciao guardano. Ciao a tutti gli amici. Ciao. Ciao Simone, ciao, grazie. Ciao. Ciao. Ciao, grazie per la chiacchierata. Grazie. Ciao. Ciao. Buongiorno. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Non abbiamo ancora capito il funzionamento di questa telecamera. Allora, come state? Ciao ragazzi, tanto benvenuti al Gormiti. Ciao. Ah, bravi. Qui abbiamo due guardate qui. Questa è la come si chiama, mamma? La felpa? La felpa dei Gormiti. Meca. La oppure felpa la dei Gormiti. Ma ce l'avete uguale tutte e due? Eh sì, è identica. Anche sì. Noi, guarda. Anche noi oggi siamo in felpa. Abbiamo gormitica. La felpa. Ma siete contenti di essere qua con noi? Siete contenti? Sì. Ah, bene, bene. Ma da quanto tempo seguite il Gormiti Show? Da un po'. Poi, visto che sono rimasti gli episodi vecchi, li abbiamo pure visti alcuni che sono rimasti. Brava. Ci sono anche quelli di Natale. Giusto. Eh sì, giusto. La puntata di Natale era quella molto lunga, abbiamo fatto tantissime cose. Abbiamo fatto tantissime. Avete visto la puntata di Natale? Sì. Okay. Infatti, un giorno che abbiamo visto altre puntate, stavamo vedendo quella. Eravamo arrivati al punto del cruciverba e si era spento. Ah, vabbè, tanto... allora dovete riprenderla esatto, da lì. Il bello di YouTube che comunque quando volete potete ritornare. Ma diteci un po', qual è il vostro gormita preferito? Un po'... Giorgio, che è... Ma... Guarda, ho una sorpresa piccola piccola per te. Oh, dimmi che sono curiosa. A me piacciono le sorprese. Sai che il tuo Lord preferito è Lord Titano? Sì, lo sai. Ti faccio vedere. Guarda un po'. Eccolo! Oh, ciao Lord! No, basta che Giada è innamorata di Lord Titano, ma basta. Che bello che è, vero? Basta, dai, è impossibile che non ti piaccia. Ma basta, guarda. Ma ti piace tutto te, Lord Carrion, Lord Titano, no, Electrion. Ma perché sono tutti bravi questi gormiti, sono tutti forti e piacciono. E il mio qual è il di preferito? Vediamo se lo sai. Oltre al titano degli elementi, Lord Carrion. Lord Carrion, bravissimo! Wow! Ma voi guardate anche il cartone animato, lo seguite? Come facciamo a seguirlo se si è finito? Voglio dire, non c'è più adesso. Per adesso no, però lo stavate vedendo quando andavi in onda. Avete visto comunque il cartone animato? Mm. Ok. Ho una domanda per voi. Ah, e il film invece? Ah. L'avete visto il film dei Gormiti? Abbiamo fatto la prima volta non l'avevamo visto, però la seconda volta sì. Però quella speciale parte che ha, non era mai accaduta. L'avevamo già l'energia alfa. La sapevate già? Ah, voi? Lo sapevano già loro. Ah. Eh sì, perché lui dice quella parte lì, lui la sapeva già. Okay. Aveva già previsto tutto quanto. Okay. Ma oggi siete andati a scuola? Eh sì, sono tornato da lì prima. Ti piace andare a scuola? Sì. Ma glielo dirai ai tuoi amici, di scuola, che sei stato qua con noi, glielo racconterai, vero? Nella mia classe c'è un bambino più alto di me che si chiama Davide. Ok. Quello dice che ha molte cose dei gormiti, anche lui come me. E, ok. E aspetta. E forse se gli dico questa cosa, forse sì. Va bene Giuseppe, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, ti mandiamo un bacione e un abbraccio. Aspetta. Siamo stati felicissimi di avervi conosciuto. Mandaci un abbraccio, apri le braccia anche tu come noi. Apri le braccia, oh, così noi ci stiamo abbracciando, ok?
Io vi manderò anche una foto, in verità l'ha già fatto. Mandaci la foto, perfetto. Mandaci i tuoi disegni, tutto quello che vuoi, va bene? Ok? Noi ti ringraziamo di essere stato con noi, ti ringraziamo tanto, tanto, tanto. Grazie mille per seguirci. Grazie mille, continua a farlo, mi raccomando, ok? Mandateci tutto quello che volete, che a noi ci piace tantissimo leggere le vostre dediche, vedere i disegni, tutto, le tutto. Foto, va bene? Ciao ragazzi, ciao bimbi, grazie. Ciao. È arrivato il momento della bacheca gormitica. Eh sì Giada, ci sono arrivati un sacco di disegni, dediche, andiamo. Allora, Nicolò ci inizi scrive. Tu a leggere. Sì, inizio io. Ciao Gianni Giada, Nicolò. Ciao Gianni Giada, sono Nicolò, abito a Cesano Boscone e sono un grandissimo appassionato di gormiti. O come dice la mia mamma Jessica, sono un gormita addictive. Il mio bellissimo zaino mi sta accompagnando a scuola tutti i giorni. Ho appena iniziato la prima elementare. Per il mio compleanno mi è appena arrivato Titano. Spero che Babbo Natale mi porti la Iscador. E mi sto comportando bene e prendo bei voti a scuola, spero tanto che me lo porti, questo lo sottolinea. Vi seguo sempre, siete fantastici, un abbraccio da Nicolò. Ma allora, cioè, se lui ha preso bei voti a scuola e si è comportato bene, sicuro bravo. Gli è arrivato il regalo. Se non hai fatto arrabbiare la mamma, secondo me la Iscador è lì con te, io ne sono certo. Ci sta guardando con lei vicino, secondo me. Ne sono certo. Ma poi stavo guardando la foto, hai visto che ha pure il lenzuolo del gormitico. Ma è davvero, sei super gormitico. E a scuola va in dolce compagnia. Con lo zenito. Perfetto. Vai, andiamo avanti. Invece grazie. Paolo ci manda un'altra foto, sì. E ci scrive: sono felicissimo di condividere con Johnny e Giada la mia mega collezione gormitica. E noi siamo felici che ce l'hai mandata. Potenza degli elementi. Un abbraccio potentissimo. Grazie Paolo. Ha proprio lo scaffale come il nostro. È vero, quasi. È uguale identico, solo che il suo è marroncino e il nostro è bianco. Ed è pieno pieno. È più pieno del nostro. Ok, Francesco ci ha mandato un disegno. Ciao, sono Francesco, ho 5 anni e vi seguo sempre. Siete bravissimi. Con l'aiuto di mamma e papà ho fatto questo disegno di Koga, uno dei miei personaggi preferiti. Mi piacerebbe che lo mostraste durante uno dei vostri video. Continuate così, da Francesco. Grazie mille per avercelo mandato. Noi ci sciogliamo sempre, sì. Comunque quando sentiamo disegnato con mamma e papà. No, è bellissimo quel disegno. Io mi immagino proprio il momento insieme. È proprio bello e è tenero. È proprio bello. Un momento tenero, grazie di cuore. E wow, Koga è davvero gormitico, bellissimo. Bravi. L'hai colorato anche benissimo. Bravi mamma e papà che avete aiutato il piccolo Francesco. Giada, sta per finire la puntata, Johnny. Cosa devono fare i nostri amici però se vogliono mandare tutto il materiale? Ma è facilissimo, basta che vadano sul sito gormitishow.com. Quindi ci sono tutte le istruzioni. Quindi anche dal telefono lo posso fare. Scrivo gormitishow.com. Certo. Cellulare, telefono, tablet, computer, tutto. Usate tutto quello che volete, scriveteci, mi raccomando. Però anche devono continuare a seguirci sui nostri social. Perché noi siamo molto social, abbiamo Instagram, Facebook. E il più importante di tutti è il canale ufficiale di YouTube, dove ci sono i nostri video. Iscrivetevi al canale e dovete mettere tantissimi like. E dovete condividere il video. Posto Giada, salutiamoli. Ciao. Un saluto da Johnny e Giada, ciao.